In molti ormai si chiedono da molto tempo quando tornerà Crash Bandicoot. Sinceramente anch'io. Quindi mi sono detto, da grande fan della serie, non posso mica non farci uno speciale. E quindi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa prima parte di Notizie che lasciano il segno. Ebbene sì, questa è la nuova serie che ho deciso di intraprendere poiché sono state annunciate delle notizie molto importanti su una delle mie serie preferite, ovvero Crash Bandicoot. Una delle mie saghe davvero preferite insieme a Pokémon, naturalmente non so se si vede. Prima di iniziare con le news vorrei ricordarvi di lasciare tanti bei mi piace, commentare e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Prima di iniziare con la vera e propria news, voglio ricapitolarvi gli ultimi anni di Crash Bandicoot. La casa produttrice che tuttora detiene il marchio di Crash Bandicoot, ovvero la Activision, nel 2010 ha prodotto come ultimo gioco della saga un gioco di Crash per mobile iOS, Crash Nitro Kart 2. Sequel del celebre Crash Nitro Kart per PlayStation 2 e altre console. Dopo la produzione di esso, e non ottenendo ottimi risultati, la Activision decise di interrompere la produzione di Crash per un bel po' di tempo, e questa interruzione continua tuttora. Infatti, sono ormai 6 anni che non abbiamo fra le mani un nuovo gioco di Crash. Ebbene sì, come in tutte le storie, anche in quella di Crash Bandicoot possono accadere dei colpi di scena. Esattamente come quello che è successo circa 2 settimane fa. Infatti, lunedì 8 febbraio 2016, PlayStation Middle East, sul suo account Twitter, ha diffuso un tweet con un'immagine di un poster di Crash con su scritto in arabo ricercato. E aggiungendo inoltre nel tweet la scritta: "Ecco il più ricercato. Dove sei, Crash?" Sempre in lingua araba. Questo tweet ha acceso una speranza nei numerosi fan che seguono la serie da quando è nata. Che sia questo un segno che la PlayStation vuole riavvicinare i contatti con Crash Bandicoot? Questo è tutto da vedere. Ma le notizie non sono assolutamente finite qui. Infatti, pochi giorni dopo l'annuncio con questo meraviglioso tweet, un rappresentante della NECA Toys, famosa azienda produttrice di numerosi gadget legati al mondo dei videogiochi, ha rilasciato un'intervista presso la Toy Fair di New York, rivelando che la Sony vuol far ritornare Crash Bandicoot come ai vecchi tempi. O più precisamente ha detto: "So che Sony è in procinto di far tornare Crash Bandicoot, e questo è molto figo." Dopo questa dichiarazione, molti fan della saga hanno cominciato letteralmente ad impazzire, chiedendo continui aggiornamenti e novità alle case produttrici. E la risposta non è tardata ad arrivare. Infatti, 2 giorni dopo l'annuncio di NECA Toys, la stessa azienda ha smentito ciò che aveva precedentemente detto, dicendo che c'era stata una cattiva interpretazione nelle parole del rappresentante, e aggiungendo inoltre che lui intendeva dire che se il brand dovesse ritornare un giorno su console, riferendosi evidentemente al tweet lanciato pochi giorni prima, sarebbe molto felice di fare delle action figure di Crash. Dopo tutte queste rivelazioni che ci tengono ancora con il fiato sospeso, non ci resta che aspettare ulteriori notizie, e chissà se alle 3 di quest'anno non ci sarà anche un nuovo Crash Bandicoot, dopo ben 6 anni dalla sua scomparsa. E soprattutto, chissà cosa voleva intendere PlayStation Middle East con quel tweet. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa faccenda di Crash, e noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!